A me non dispiacerebbe che si mandasse da qui una cassetta di vini locali a Macron, alla Merkel. Bobbio come culla d'Europa, la proposta del critico d'arte Filippo Daverio di inviare ai potenti come Merkel, May, Macron bottiglie di vino della città di Bobbio perché si ricordino le comuni radici europee è stata accolta dal sindaco Roberto Pasquali in occasione dell'inaugurazione del nuovo spazio espositivo restaurato con un contributo di regione, comune e azienda Gamma nell'ex refettorio dei Chiostri di Santa Fara. Daverio, dialogando con il giornalista del Corriere della Sera Gian Giacomo Schiavi e il vescovo Gianni Ambrosio, ha lanciato la proposta di dare vita in Valtrebbia a una capitale morale. Ambrosio ha dichiarato: «I potenti non sono poi così potenti, sembrano piuttosto tristi, c'è bisogno di ritrovare speranza». Da Schiavi l'appello a fare della valle la terra di storia e memoria, da Colombano ad Annibale, da Caproni a Toscanini fino a Hemingway. Presente anche il presidente della regione Stefano Bonaccini, che ha annunciato un incontro sulla statale 45 il 17 luglio a Piacenza con ANAS, perché ha dichiarato c'è bisogno anche di strade fisiche, non solo morali, per rilanciare la vallata. Conferita per merito la cittadinanza onoraria di Bobbio a Schiavi e Daverio, una sorpresa per i due nuovi cittadini. Sono commosso, ha dichiarato Daverio. Ora chiedo anche tasse agevolate per Bobbio, potrebbe diventare come Monte Carlo, anzi meglio, perché a Monte Carlo ci sono gli yacht dei ricchi. Qui 4 trattori e 2 vigne sono molto più rassicuranti, ha concluso.